Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare e configurare le riceventi FRSky nel Flight Controller iFlight F405 versione 2.1. Questo tutorial è valido sia per le riceventi a 900 MHz sia per quelle a 2.4 GHz, in quanto i pad da usare sono sempre gli stessi a prescindere dalla frequenza. Prima di iniziare vediamo i pad che troviamo solitamente sulle riceventi FRSky. Per quanto riguarda l'alimentazione, il positivo si può trovare con VIN o più 5V, mentre la terra viene identificata con GND. Il cavo segnale possiamo trovarlo con S-Bus Out o semplicemente solo S-Bus. Questo è il cavo che dovremo usare per far comunicare la ricevente con il Flight Controller. Su alcuni modelli abbiamo il pad S-Bus In, che serve per collegare una seconda ricevente in ridondanza. Per FPV è una cosa che non serve, quindi lo ignoriamo e non lo colleghiamo da nessuna parte. Un altro pad che troviamo è quello SmartPort F-Port e serve per avere i dati del Flight Controller direttamente sul radiocomando. Su alcuni riceventi troviamo anche un pad Inverted S-Port, si tratta dello stesso pad ma senza inversione. Suona un po' strano, ma è così. Visto che i pad SmartPort F-Port ed Inverted S-Port fanno la stessa cosa, dovremo collegarne solo uno, scegliendolo in base al nostro Flight Controller. Su processori F7 scegliamo SmartPort F-Port, mentre su processori F4 scegliamo Inverted S-Port. In ogni caso questi fili sono opzionali e possiamo tranquillamente non collegarli. Questo perché avere i dati del Flight Controller sul radiocomando è una cosa che per la maggior parte degli utenti non serve, in quanto per chi fa FPV è sufficiente avere i dati della telemetria sull'OSD. A questo punto passiamo al Flight Controller. Qui possiamo scegliere se saldare i cavi direttamente sulla scheda o usare i connettori che troviamo sul fondo. Se volete usare solo il segnale S-Bus potete usare i connettori, se invece volete usare anche SmartPort allora è meglio saldare i fili direttamente nella scheda. Vediamo entrambi i casi partendo dai connettori, che è anche il metodo col quale vi consiglio di procedere. Tra i vari cavi che ci vengono forniti in dotazione individuiamo questi due, li riconosciamo perché sono gli unici con questa etichetta. Il cavo con il doppio connettore è specifico per la RXSR, in questo caso basterà collegare un'estremità alla ricevente e l'altra in questa porta del Flight Controller. Se avete una RXSR non ci sono altri collegamenti da fare e potete passare direttamente alla configurazione. Per tutte le altre riceventi usiamo questo cavo con singolo connettore. Saldiamo il filo rosso nel 5V, il nero nel GND e il giallo nell'S-Bus o S-Bus Out a seconda di cosa avete. Negli altri pad non è necessario collegarci niente, una volta saldati i fili si può passare direttamente alla configurazione. Vediamo ora come procedere se volete usare anche SmartPort. Come abbiamo visto all'inizio, alcuni riceventi hanno un pad chiamato Inverted S-Port, che sarebbe uno SmartPort senza inversione, da usare su scheda F4 proprio come questa dell'iFlight. Altri riceventi invece non hanno questo pad, quindi siamo obbligati ad usare lo SmartPort normale e procedere con una soft serial. Per quanto riguarda i collegamenti, questi saranno uguali sia se usate il pad Inverted S-Port, sia che facciate una soft serial usando il pad SmartPort. A questo punto è venuto il momento di saldare i cavi sulla scheda, seguiamo questo schema per capire meglio come procedere. Saldiamo i pad alimentazione e terra in questi più 5V e G. Poi saldiamo il pad S-Bus nel pad RT2. Infine usiamo il pad T4 per saldare il cavo SmartPort o Inverted S-Port a seconda di quello che avete usato. Sebbene i pad da saldare siano sempre gli stessi, le configurazioni sono diverse a seconda che abbiate usato l'inverted o la soft serial. Spostiamoci su Betaflight per vedere come procedere. La prima cosa da fare è andare in port e attivare Serial RX nella UART 2. Questo passaggio serve per attivare il segnale S-Bus e va fatto in ogni caso. Se avete collegato il cavo Inverted S-Port, andate nella riga della UART 4 e in Telemetry Output attivate SmartPort. Se avete usato il cavo SmartPort, sarà necessario creare una soft serial via CLI. Continuiamo con la configurazione e vediamo dopo come fare. Ora spostiamoci in configurazione e in questo menu a tendina scegliamo Serial Based Receiver. Nel menu a tendina sotto scegliamo S-Bus. Qui ricordiamoci di attivare Telemetry.
e se dovete procedere con la soft serial, qui attivate soft serial. A questo punto vediamo come collegare la soft serial. Andiamo nel tab CLI e digitiamo resource. Visto che abbiamo saldato il cavo smart port nel pad T4, quello che interessa a noi è questo pezzo di codice. Infatti dovremo rimappare il pad A00 da TX della Wart 4 a soft serial 1. La prima cosa da fare è liberare il pad A00 dalla Wart 4, quindi digitiamo resource serial TX 4 non. Come vedete l'input A00 è libero e può essere assegnato alla soft serial. Quindi digitiamo resource serial TX 11 A00. A questo punto abbiamo finito, la soft serial è pronta. Digitiamo save e premiamo invio. Adesso ritorniamo nella pagina port e come vedete abbiamo soft serial 1. Quindi in telemetry output scegliamo smart port. Vi ricordo che la smart port per funzionare deve essere assegnata ad una sola UART, quindi se usate una soft serial la UART 4 deve essere disabilitata. Continuiamo la configurazione andando nel tab receiver per verificare che i comandi rispondano a dovere. Perfetto, è tutto a posto. Come sempre, se avete i comandi invertiti, andate in channel map e cambiate AETR1234 in TAER1234 o viceversa. Per quanto riguarda la ricevente, su Betaflight abbiamo finito. A questo punto spostiamoci sulla Taranis per far comunicare il flight controller con la radio. Andiamo nella pagina telemetry e facciamo discover new sensor. Dopo qualche secondo possiamo dare stop. Come vedete ha trovato tutti i sensori del flight controller. Perfetto, per oggi è tutto. Abbiamo visto come collegare e configurare le riceventi FRSky al flight controller iFlight F405 versione 2.1. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.